chi oggi ha fatto un balzo in avanti verso il playout nella migliore posizione possibile è lo Scalea del presidente Bono. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi. Che io dico questo, però in realtà meno uno dalla salvezza diretta, chiaramente ora l'obbligo è crederci, però andando un passo alla volta, presidente, questi tre punti pesano tantissimo. Oggi sono tre punti veramente importanti, perché oltre ad aver preso tre punti, la prestazione della squadra è stata ottima, non hanno concesso nulla all'avversario, quindi partita corta, con grande concentrazione, grande spirito di sacrificio, finalmente riusciamo, come dire, a gioire dopo tante sofferenze, però ancora non è finita, bisogna fare altre due partite. Viste poi i risultati che sugli altri campi di oggi, niente è scontato, quindi bisogna giocarla fino alla fine. Sì, anche perché uno è lo scontro diretto contro il Gioiosa domenica prossima, e poi l'ultima sarà la partita col Sambiase. Uno può pensare ma sono promossi, però penso anche, ecco, oggi ad esempio il Trapani è andato a Portici e ne ha fatti 5 in Serie D, per esempio, per cui no, bisogna giocarle tutte le partite. Io voglio dire, sono più contento quando si giocano e si vincono sul campo. Magari non faccio riferimento a nessun'altra partita, però sono contento per come è andata la partita, e quindi l'abbiamo vinta meritatamente, anche se dispiace per la Palmese, dove veramente bisogna ringraziarle per l'ottima accoglienza. Va bene, stiamo parlando di squadre praticamente che hanno una storia dietro, quindi fanno calcio ad alto livello, quindi bisogna solo, come dire, ringraziarli e prendere, come dire, d'esempio queste società, questi campi dove effettivamente si gioca tranquilli, anche se oggi era veramente una partita difficilissima per tutte e due le squadre. Presidente, le chiedo se nelle difficoltà che la sua squadra ha attraversato, oltre il fatto che è stata riassemblata rispetto allo scorso anno, c'è stato anche il non essere abituati a stare laggiù a combattere, almeno in tempi recenti, e che quindi ora queste due vittorie consecutive... Sì, penso, Emilio, che questa sia una squadra che non merita la posizione che occupa, magari più da centro classifica a salire. Però poi ci siamo dovuti calare in questa realtà, stringere i denti, combattere, e oggi la squadra, come domenica scorsa, ha sfoderato delle prestazioni a livello caratteriale molto importanti, quindi ci lasciano ben sperare per questo finale al Cardiopalma. Sì, anche perché comunque io parlo di playout guardando la classifica di oggi, però leggendola nella sua interezza, la graduatoria ovviamente non la leggo tutta, leggo la parte finale, Isola 34, Paolana 32, Scalea 31, Palmese 29, ecco, queste squadre ancora facendo tutti e sei punti, cioè, se le fate tutti i sei punti no, non cambia niente, però dico, provare a fare i sei punti può mantenere viva la speranza della salvezza diretta e mettere nei guai qualcun altro. Sì, penso che non è difficile che qualcuno possa fare sei punti, perché domenica c'è già un altro scontro diretto tra Palmese e Isola, e poi tra Scalea e Gioiosa. Sì. Vabbè, ma il Gioiosa ormai da lì non esce più, questo penso sia... Poi giocano anche i 10 punti, è importante, secondo me fino alla fine non ci sarà chiarezza per chi deve fare i play-out e chi magari si salva direttamente, pure perché poi se andiamo a vedere l'ultima partita, sono delle partite abbastanza sono importantissime, perché c'è Gioiosa Palmese, c'è Isola Morrone, e quindi praticamente fino alla fine... Cioè, sì, noi andiamo a San Biase, però ci sono due o tre scontri diretti anche alla fine, quindi niente come dire, è scontato, e quindi bisogna combattere ovviamente sul campo fino alla fine. Assolutamente sì. L'ultima considerazione, chiaramente per chi sta laggiù, quest'anno è stato l'anno sbagliato, perché anche a mettere i 10 punti col penultimo posto, ad esempio, il rischio di dover fare il playout lo stesso c'è, perché dalla Serie D, lo dicevamo prima con mister Mancini, il tecnico del San Luca, sembra che si faccia gara a non salvarsi, e a oggi sarebbero due calabresi a fare lo spareggio e quindi a sancire una terza retrocessione made in Calabria. Sì, io speravo anche oggi in una vittoria sia della San Luca che dell'Ocri, perché poi il Trapani aveva vinto a Portici, sì. Quindi
c'è la possibilità, anche perché poi mi sembra che c'è questo il riporto, se non sbaglio, perché seguiamo un po' tutti i campionati. Certo. Quindi sarà anche per il calcio calabrese, insomma, perdere tre squadre di Serie D non è bello, insomma. No, assolutamente. E che dire, speriamo che San Biase ne ho promosso l'anno prossimo ci faccia divertire magari un po' di più. Intanto, Presidente, sì, grazie come sempre per la sua grazie cortesia. Grazie a voi, grazie a voi, una buona serata a tutti. Alla prossima, grazie. Ringraziamo.